Uno schianto violentissimo e l'auto è finita in una piccola scarpata. Il frontale tra una vettura e un autocarro è avvenuto in località Musano di Trevignano. Ad avere la peggio l'automobilista, una donna di origini marocchine di 42 anni, incinta quasi al termine della gravidanza, residente nel Padovano, a Loreggia. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Paura per la mamma e il piccolo, che sono stati trasportati con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Tra i primi ad accorrere sul luogo dell'incidente, un altro camionista che si trovava proprio dietro all'autocarro. Si è avvicinato alla donna in stato di shock. Cosciente, ma quasi per crollare del tutto, diciamo. Cioè, mi sono aggrappato sulla bimba che avevo in panza di cercare di tenerlo sveglio, ma più che altro non sapevo cosa dirlo. Ha provato a calmarla, a tenerla sveglia fino all'arrivo degli operatori del SUEM 118. La dinamica del grave incidente è al vaglio ora della polizia stradale. Secondo i primi accertamenti, la donna, forse per un malore, avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo il mezzo pesante. La macchina, diciamo, la ronza roba, ha invaso la corsia del camion. Il camion con tutta la sua, diciamo, l'ha messo tutto per salvarlo, ma era inevitabile. Ha provato tutto il camionista, 68 anni, di San Martino di Lupari, per evitare l'impatto, ma il frontale è stato inevitabile. Alla polizia stradale ora il compito di fare luce sulla dinamica dell'incidente. La donna trasportata al Cafoncello non sarebbe in pericolo di vita, così come il bambino, che sono rimasti in ospedale sotto osservazione.